Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi vogliamo presentarvi il metodo nutrizione cortese. Dimagrisci con il sorriso e naturalmente lo farò insieme alla dottoressa Ersilia Cortese che è in collegamento con noi da Gorgonzola in provincia di Milano. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per avermi dato questa opportunità. Ma Buonasera. grazie a lei, dottoressa, per essere qui e per parlarci di questo suo metodo che si chiama metodo nutrizione cortese. Dimagrisci con il sorriso. È veramente possibile dimagrire con il sorriso, dottoressa? E in che cosa consiste questo metodo? Eh sì, direi che è proprio possibile, anzi è doveroso a parer mio dimagrire con il sorriso. In realtà non sono solo io che lo dico, ma sono tanti studi che appunto affermano che un atteggiamento mentale positivo possa avere un impatto significativo proprio sulla perdita di peso. Addirittura uno studio nel 2017 ha dimostrato che le persone che affrontano questo percorso di dimagrimento con un atteggiamento quindi propositivo e con il sorriso sulle labbra hanno anche la possibilità non solo di raggiungere i propri obiettivi, ma anche proprio di mantenerli a lungo termine. Ovviamente voglio fare una precisazione perché dimagrire con il sorriso non significa sicuramente non tener conto di quelli che sono appunto gli aspetti seri del percorso appunto di dimagrimento, quale l'esercizio fisico, una dieta equilibrata e sicuramente l'adozione di uno stile di vita complessivamente sano. Mantenere un atteggiamento positivo significa insomma avere la possibilità quindi di superare quelli che sono i momenti critici che si verificano durante un percorso di perdita di peso e farlo in maniera appunto facile e divertente. In poche parole, diciamo, dal punto di vista pratico, il mio metodo si traduce in una concentrazione sicuramente diversa su quelli che sono i progressi. Ovviamente non andiamo a concentrarci semplicemente sul peso della bilancia, comunque si cerca in ogni modo di istruire il paziente su tutta una serie di complessi equilibri fisiologici che il corpo insomma raggiunge durante appunto il percorso di dimagrimento, quali ad esempio l'adozione di un esercizio fisico migliore, come ad esempio un apporto idrico migliorato, oppure la facilità stessa con cui si svolgevano magari attività quotidiane che prima magari svolgevamo con fatica. Ovviamente un altro punto importante del metodo è quello di non adottare regimi particolarmente restrittivi che poi, come ben sappiamo, portano appunto a perdere il sorriso durante tutte le diete. Quindi in un percorso di dimagrimento, diciamo, non solo bisogna considerare lo sgarro, il pasto libero, quello che si vuole, come un momento appunto di una dieta, senza quindi sentirsi nemmeno in colpa. E d'altra parte bisogna cercare appunto di trasmettere al paziente quel gusto e la ricerca appunto di quei gusti anche quando si affronta uno stile alimentare sano. Questi, diciamo, sono un pochettino i punti alla base del mio metodo che appunto cercano in tutti i modi di far innamorare del paziente più del percorso anziché del risultato finale, quindi di concentrarsi soltanto su quel numero finale che si vuole raggiungere, ma bensì proprio su tutto il processo di cambiamento. Dottoressa Cortese, ma perché la maggior parte delle persone che inizia un percorso nutrizionale poi alla fine fa fatica per mantenere appunto i risultati che è riuscita ad ottenere? Ecco, bene, diciamo che ci sono tantissime ragioni per cui molte persone faticano a mantenere i risultati. Posso dirle che dalla mia esperienza circa il 70% dei pazienti che io visito in studio sono persone che hanno affrontato nella loro vita almeno due o tre percorsi nutrizionali, che hanno funzionato tutti, ma il problema è che poi le persone ritornano appunto al recupero dei chili appunto ovviamente persi. Per quanto mi riguarda, ho raggruppato insomma queste ragioni in tre macrogruppi, che il primo è diciamo il ritorno alle vecchie abitudini, ovvero purtroppo la maggior parte delle persone pensa ancora alla dieta come qualcosa di limitato, come qualcosa che inizia e che finisce. E quindi una volta appunto, come dicevo prima, che si raggiunge il risultato finale, la persona non fa altro che ritornare alle proprie vecchie abitudini che l'avevano portato precedentemente ad accumulare peso. E così la cosa, diciamo, si verifica nuovamente, anzi spesso con gli interessi. Quindi il reale motivo è che la persona si approccia ad uno stile di vita diverso, ma bensì si limita semplicemente all'adozione di misure differenti in un tempo limitato. Questo sicuramente è una delle
motivazioni maggiori. Il secondo motivo, a parer mio, è anche la mancanza di supporto, quindi secondo me qui ci deve essere anche un po' di mea culpa da parte dei professionisti, che spesso, insomma, perdono quello che è appunto l'approccio psicologico e un pochettino motivatore di tutto il processo di dimagrimento. Non ci dimentichiamo appunto che il supporto, soprattutto in questo percorso, è fondamentale, perché non mancheranno momenti in cui i pazienti si possono sentire in crisi e quindi hanno bisogno di essere motivati e spronati, soprattutto magari quando il peso può raggiungere uno stallo, oppure magari dopo mesi e mesi di sacrifici possono perdere un pochettino la motivazione. Quindi questo credo che sia uno dei motivi principali sui quali bisognerebbe andare ad agire in maniera profonda. Ed infine penso che sia anche la mancanza proprio di varietà e di tempo che le persone dedicano al proprio benessere. Spesso, come le dicevo, le persone approcciano sempre a una dieta troppo restrittiva, quindi si privano immediatamente di tutto, e questo poi le porta col tempo a raggiungere uno grado di stress, ma anche un grado di noia proprio nell'alimentazione che portano avanti. Infatti è importante per questo motivo variare la propria dieta, sperimentare nuovi gusti, sperimentare insomma un nuovo modo di alimentarsi senza perdere appunto il gusto e il sorriso, come appunto affermo. Dottoressa, un'altra curiosità: ci sono molte donne che affermano che dopo i 40 anni non si può più dimagrire. È vera questa cosa? Sono veramente felice che mi abbia fatto questa domanda, così almeno per una volta cerchiamo di sfatare un mito. Allora, non è assolutamente vero, si può dimagrire a tutte le età, quindi mi dispiace darvi questa cattiva notizia. Se comunque adottiamo uno stile di vita sano, possiamo dimagrire a tutte le età. Spesso purtroppo diciamo questa scusa dei 40 anni e quindi del metabolismo rallentato, delle condizioni fisiologiche che cambiano, viene utilizzata soprattutto da due nonne come una scusa un pochettino su cui crogiolarci per poi diciamo adagiarci nelle nostre cattive abitudini. È vero sicuramente che alcune condizioni fisiologiche cambiano, ma è vero anche che con il giusto approccio tutto può essere appunto raggiunto. Le faccio un esempio: sicuramente il metabolismo dopo i 40 anni li rallenta, ma le posso dire anche che il metabolismo rallenta di circa il 3%, quindi è una percentuale davvero molto molto ridotta, e non sicuramente giustifica un aumento di peso che le donne invece hanno soprattutto dopo i 40 anni e soprattutto durante il processo della menopausa. Allo stesso modo si ha una naturale diminuzione del tono muscolare, come avviene diciamo non solo nella donna ma anche nell'uomo, ma anche qui con degli accorgimenti, per esempio con degli esercizi che possono puntare alla resistenza o al tono muscolare, possiamo andare sicuramente ad ovviare e a prevenire quelli che sono eventuali danni. Quindi, se proprio le devo dire, credo che tutto si possa racchiudere in una sola parola: personalizzazione, che dovrebbe avvenire non solo dopo i 40 anni, ma a tutta l'età, perché appunto la nutrizione spesso dimentichiamo che è una sfera molto complessa, che non si tratta soltanto di un puro deficit calorico, ma deve tener conto appunto del nostro corpo come una complessa macchina metabolica, che quindi deve appunto tener conto di diversi meccanismi che poi possono determinare, favorire oppure rendere più difficili il dimagrimento. Io diciamo amo sempre portare appunto un esempio che forse è molto semplice da capire, da comprendere. Ci sono tantissime donne, alzi la mano chi non ha avuto questo tipo di approccio, che quando vogliono dimagrire per perdere qualche chilo eliminano totalmente i carboidrati. Bene, questa diciamo comunque è una metodologia, ad esempio soprattutto per le donne che possono avere delle patologie tiroidee, che non fa altro appunto che diminuire ulteriormente il loro metabolismo, e quindi anziché portarci un vantaggio poi nel lungo termine ma anche nel medio termine ci può generare sicuramente un rallentamento del metabolismo e quindi della perdita di peso. Allo stesso modo ci sono tantissime donne magari che hanno difficoltà a prendere sonno, come tipico durante la fase della menopausa, e quindi proprio con quelle donne magari bisognerebbe avere un approccio personalizzato andando a mettere carboidrati proprio nel pasto serale, perché ci possono aiutare a dormire meglio, quindi abbassano il livello di cortisolo, che poi insomma inizia tutta la cascata dell'insulina, che come ben sappiamo determina questi benedetti chili troppo. Quindi
ci sono tantissimi processi che richiedono davvero una personalizzazione mirata e individuale sulla singola persona. Però questo, diciamo, ci fa capire che a tutte le età, con il giusto supporto, il giusto professionista, secondo me i risultati si possono ottenere tranquillamente. Quindi, altra parola d'ordine, la personalizzazione è assolutamente no al fai da te. Dottoressa, noi sappiamo che lei è molto impegnata nell'ambito divulgativo e sociale con diverse iniziative. Qual è il nesso con la nutrizione? Allora, sì, allora il nesso possiamo dire che risiede sul mio credo, diciamo, principale, in quanto io credo che i migliori risultati siano quelli appunto che arrivano a lungo termine, ma che soprattutto arrivino attraverso il raggiungimento di uno stato di consapevolezza, di equilibrio e di conoscenza. Ed è proprio, diciamo, in questa sfera che si va a collocare il mio forte impegno a livello divulgativo e sociale, quindi attraverso eventi che hanno appunto lo scopo di informare le persone sui vari aspetti nutrizionali, cercare di far conoscere diverse patologie o diversi approcci, o magari dando anche semplici consigli su come affrontare come adottare appunto uno stile di vita sano. In poche parole, il mio impegno, soprattutto attraverso gli eventi divulgativi, è quello di provare a far capire alle persone cosa vuol dire dare nutrimento al corpo, non soltanto dare da mangiare, ma dare nutrimento. In questo modo, quindi, la persona, riuscendo appunto a comprendere ciò, non farà più così difficoltà a fare una scelta anziché un'altra, ma appunto diventerà una persona diversa, con una consapevolezza diversa, che farà appunto delle scelte diverse. E questo è un pochettino quello che è alla base dei miei eventi divulgativi. Lo stesso approccio ho cercato di avere anche per quanto riguarda invece gli eventi a carattere fitness, come appunto la Walking Martesana, che cerca anche di portare le persone ad un approccio, diciamo, un pochettino diverso riguardante l'attività fisica. Anche qui cerchiamo di portare il sorriso appunto in quelle che sono le attività fisiche che solitamente annoiano le persone. La Walking Martesana è una camminata fitness che da un paio d'anni, insomma, popola nella zona di Gorgonzola, insomma, e paesi limitrofi, in cui le persone non solo fanno attività fisica in compagnia, sono accompagnate dalla mia voce, dalla mia guida e anche da quella di altri istruttori, e quindi attraverso appunto delle cuffie silent ascoltano musica, si divertono e contemporaneamente, insomma, fanno esercizio fisico. Ed infine un'ultima, diciamo, trovata appunto sociale, se così vogliamo dire, sono i programmi collettivi che lancio ad ogni cambio di stagione. Qui ovviamente si va a perdere quella che è la personalizzazione di cui parlavo prima, ma cercano di sfruttare appunto la forza del gruppo. Si tratta di percorsi appunto brevi che, sotto la mia attenta guida, che può avvenire attraverso mezzi digitali però molto semplici come WhatsApp, Facebook, seguono un percorso alimentare ben definito. E sono appunto dei programmi, come le ho detto, che si alternano nelle stagioni, quindi cercano un attimino di andare a risvegliare l'energia che si assopisce durante i cambi stagionali, di valorizzare gli alimenti appunto tipici della stagione e di far non solo avvicinare persone che magari si spaventano inizialmente ad affrontare un vero percorso nutrizionale, ma anche di scoprire un nuovo modo di mangiare con tante ricette gustose e sfiziose. Quindi, insomma, invito proprio tutti a scaricare appunto il ricettario e le varie ricette che possono trovare sul mio sito, per scoprire appunto un nuovo modo davvero gustoso di potersi alimentare. Dottoressa, io la ringrazio molto per essere stata qui e la ringrazio per l'opera di divulgazione e di sensibilizzazione affinché tutti noi possiamo avere un fisico sano e in salute. Grazie, a presto. Arrivederci, arrivederci. E grazie a tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.